niente borsetta, commissario. Abbiamo guardato dappertutto in giro, ma non abbiamo trovato niente. Volevo dirle che da quando è morta mia moglie che io vivo lì. Ecco il dottore, commissario. A me la casa in comune non me la dà. Uno che deve fare? Deve dormire, no? Dicono che sono pazzo. E uno è pazzo solo perché dorme sotto un ponte. Ho cercato di spiegarla a quelle del manicomio. 2 anni mi hanno tenuto dentro. Mi è morta la moglie. Che altro dovevo fare? E allora vivo qua, da solo. Sono pazzo, forse? No, non sei matto. Ha sentito? L'ha detto anche il signor commissario. Non sono pazzo. E allora? Arma da taglio, un colpo netto. Le ha reciso l'arteria e la carotide. Non è uno qualsiasi. È un colpo da professionista questo. Copritela. Sono un fisionomista, signor commissario. Quando vedo una persona non me la dimentico più. Stavano a litigare proprio davanti alla mia pompa di benzina. A che dicevano non lo so, l'occhio ce l'ho buono, ma l'orecchio non tanto. Erano 2 ragazze, la morta e un'altra e un ragazzo. Ci avranno avuto 16, 18 anni su per giù. Lui se ne stava per andare e hanno cominciato a litigare le 2 ragazze. Oh, mi è sembrato proprio che una delle 2 ragazze ha spinto l'altra quasi a forza dentro la 500. Sa, commissario, con quello che si sente oggi, furti, rapine, scippi, sequestri, perciò ho dato uno sguardo alla targa 557962. E poi, quando stamattina ho aperto il giornale e ho visto la foto della Midori, l'ho riconosciuta subito. Porca miseria, mi sono detto, ecco la ragazza che stava a litigare l'altro giorno. Non mi sbaglio io, signor commissario. Questa sarebbe la targa della macchina. Pronto, Mancini? Senti, mi rintracci questa 500. La targa è 557962, Roma. Certo. La ringrazio, lei ci ha reso un grosso servizio. Sono del 14 io, ma ho ancora memoria e vista fina. Senta, a proposito, come si chiama? Ah, Tarattona Giuseppe, impianto ESO, piazza Galeno 32, Roma. Grazie, può andare. Ah, è per la stampa, vero? Eh? Per i giornali, no? Ah, sì, sì, vada, buongiorno. Buongiorno. Che c'è? Alla pineta di Castelfusano hanno trovato un corpo carbonizzato in un'auto bruciata. Prepara la macchina, vengo subito. Bravo ragazzo, il mio gusto, e me l'hanno ammazzato, perché, perché? E poi in quel modo. Siete meridionali, vero? Siamo calabresi. Augusto andò via quasi 5 anni quando venivamo qua. Ci dissero che a città, se eravamo rimasti invece. Suo figlio era fidanzato da molto tempo con Maria. Non sapevamo manco che erano fidanzati. Conosceva Maria perché abita a Candupassi. Usciva sempre con lei, una certa Loredana. Augusto ha mai detto di voler andare via da casa? Qualche volta, quando litigava con padre, diceva che si voleva sposare per lasciare sta casa, ma dopo gli passava subito, non sapevo odiare figlio mio.
Signora, mi servirebbe questa foto. Posso prenderla? Augusto mio, figlio mio, figlio mio. Ma chi l'ha potuto ammazzare così? Purtroppo non lo sappiamo ancora. Questa città di merda, Madonna mia. Questa città di merda da ammazzarlo. Questa città di merda da ammazzarlo. Saranno cazzi tuoi quando lo dirò all'avvocato. L'avvocato non arriverà prima di un'ora. Avrò tutto il tempo per farti nera. Te l'ho già detto, non so niente io. Quel giorno c'eri anche tu con Augusto. Non è vero. Ti hanno vista? Va bene, c'ero. Quello stronzo di Augusto ha voluto a tutti i costi che gli facessi vedere dove Maria si incontrava con l'altro. Chi altro? Maria aveva un altro ragazzo. Uno con la Volkswagen nera e tanta grana. Non ho fatto nemmeno in tempo a presentarglielo. Che subito voleva fare il colpo, la dritta. Chi è questo? Te l'ho detto, uno con tanta grana. Il nome? Ma sì. Tanto non me ne frega niente. Si chiama Marcello. Marcello Degan. Senti, forse ha qualche legame col direttore della dogana di Fiumicino. È il figlio. Hai capito adesso perché Maria aveva sganciato Augusto? Volevo uscire dalla merda. E mi ci ha messo a me, invece. Ma se tu parli, ne puoi ancora uscire. Non so altro io. Quella sera mi mollarono a casa. Non so quello che è successo dopo. E allora te lo dico io. Maria è stata uccisa e Augusto... Ah, ricominciamo. Questo lo so benissimo anch'io. Ma perché l'ho letto sui giornali? E allora perché non ti sei presentata spontaneamente, eh? Avanti, dillo! Io non volevo avere rogne. Quando sono venuti a casa tua, stavi preparando le valigie. Volevi scappare, eh? Perché? Ho paura, commissario. Ho paura. Mi hanno minacciato di farmi fare la stessa fine di Maria. Chi ti ha minacciato? Non lo so. Non lo conosco. Un tizio mi ha telefonato più volte, dicendomi che era meglio se partivo subito. Mi ha detto solo che non dovevo preoccuparmi di niente. Ieri pomeriggio, infatti, ho ricevuto una busta con del denaro. È tutto. Non ci può essere che un motivo. E porta dritto a Degas. Dopo aver ucciso Maria e Augusto, non sei rimasta che te a sapere di lui. Ma non può essere stato Marcello. Marcello è solo un fighetto. Ci saranno stati altri con lui. Senti, Lorena, tu mi devi aiutare. Devi telefonare a Degan e dirgli che il denaro che ti ha mandato è poco. Che tu ne vuoi di più, molto di più. E se lui non c'entra niente? E se lui non c'entra, ti dirà che sei matta. Ma se c'entra... È andata male questa volta. Chi era quello che stava con te? Non lo so. Per chi hai fatto questo lavoretto? Non lo so, so solo che c'è una Volkswagen nera. So perfettamente chi vi manda. Ma voglio
sentirmelo dire da te. Che barba, ragazzi. Te lo dicevo io che con Patrizia non durava. Sì, ma intanto ci ha mandato in bianco. E basta con quella stronza, che noia. Ciao. Sì, ma dobbiamo... Ciao. 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 Che facciamo stasera? Andiamo da Lillo? Un'altra volta. A me non va per niente. Neanche a me. Perché non andiamo allo skate, invece? Ehi, domani sera dove andiamo? Di chi è questa macchina? Scusate, è di qualcuno di voi questa macchina? Sicuri? No! Ah. Oh! Ma che, sei matto? Che fai, eh? Adesso me li ripaghi o chiamo la polizia? Commissario Olmi. Un commissario? Lasciatemi, lasciatemi, ma tremole! C'è un errore! Sei Marcello Degan? Sì, sono Marcello Degan, ma non ho fatto niente. Hai fatto, hai fatto. Portatelo via. Lasciatemi, lasciatemi, voglio telefonare a mio padre! Non ho fatto niente, è un mio diritto telefonare! Lasciatemi, lasciatemi! Basta. E allora, dimmi! Basta, non sono stato io, non so niente! Ah, non sai niente, eh? La prego. No, commissario, no. Quando ci si mette, il commissario è meno forte, eh? È così, ogni tanto si trova nei guai e prendiamo di mezzo anche noi. È stato mio padre a fare tutto. Si è servito di specialisti. Io non volevo, lo giuro, ma lui non ha sentito ragioni. E così ha commesso quasi 3 omicidi. Perché? Perché Maria aveva sentito casualmente una sua telefonata, dalla quale aveva capito che... Cosa aveva capito? Non lo so. Che mio padre sfrutta la sua posizione alla dogana per trafficare in diamanti. Quella sera mi ero portato Maria a casa e quando dissi a mio padre che Maria aveva sentito, andò su tutte le furie. Io glielo dissi che non avrebbe parlato, ma lui l'ha fatta eliminare. E poi Augusto, che sapeva della mia relazione con Maria. Hai visto quanto è stato facile? Bene. E adesso possiamo andare anche in questura, chiamare il tuo avvocato e fare tutto secondo il regolamento. Contento? Vieni. Ma sta scherzando, commissario? Lo chieda al giudice Garganese, se è uno scherzo. L'ha firmato lui il mandato di cattura. Non può avermi fatto una cosa del genere, Garganese. Si tratta sicuramente di un errore. Stia tranquillo, non c'è nessun errore. Lei è un semplice funzionario. Molte cose sono al di fuori della sua portata. È probabile. Ma adesso deve venire con me. Giù c'è una macchina che ci aspetta. Forse lei non sa che ho molti cari amici. Faccio una telefonata. Vedrà che uscirà solo da quella porta. Bravo. Ma a noi ci serviva solo suo figlio. E l'abbiamo preso. Mio figlio. Avete osato mettere le mani su mio figlio? Se gli avete torto un solo capello... Smetta di recitare, Degas. Lei è un assassino. Suo figlio ha confessato tutto. Confessato che cosa? Avanti. Si spieghi meglio. Con me risparmi metodi da questurino. Sono gli stessi metodi che uso con i criminali. Specialmente con quelli come lei. Buongiorno, commissario. Ciao. Senti, va bene questa bilancia? Ruba un paio di chili. Ah, credevo. Thank you.
Ma cos'è che vuol mangiare oggi il nostro bel commissario? Beh, veramente qui di buono c'è rimasto poco o niente. La roba buona sta tutta qua, commissario. Sì, ma non è consumabile in vassoio. Beh, ne servirebbe almeno una o due piazze. È un'idea. Più che un'idea, ma lei viene qua solo per mangiare. E non riesco nemmeno a far questo. Senta, le andrebbe qualche cosina fatta lì per lì? Lì per lì? Magari. Allora vado in cucina e le preparo uno spaghetto caldo caldo. Senti. Sì? Aglio e olio, eh? Aglio e olio. Sei un amore. Per lei, commissario, questo ed altro. E allora? Sì? Mettici anche un po' di peperoncino, eh? Ma come vuole. Stampa e polizia, siamo sempre gli ultimi a mangiare. Ah, parla per la stampa. Oggi la polizia è arrivata prima. Beh, come va? Il crimine è sempre in aumento? C'è il caro malavita, così voi giornalisti avete più notizie da scrivere sui giornali. Almeno facciamo qualcosa. Ma voi, mentre noi scriviamo, che fate? Leggiamo le stronzate che avete scritto sul giornale il giorno prima, va bene? E intanto il crimine in furia, il pan ci manca e la polizia alza bandiera bianca. È facile parlare quando si ha da combattere solo con la macchina da scrivere. Voi invece combattete i criminali, ma solo i pesci piccoli, purtroppo. Quelli grossi non li vedete nemmeno. Io invece uno l'ho visto. E l'ho anche preso. Chi? Tegan. Sì. Perché, non è grosso? Accidenti. È tanto grosso che lo avete ributtato subito in acqua. Vedi? Dici sempre le solite stronzate. Guarda, la notizia del rilascio di Tegan è su tutti i giornali. Credevo lo sapessi. Non leggo i giornali. E fai male. Lo ha scagionato il figlio. Durante l'istruttoria ha ritrattato tutto, dicendo al giudice che è stato lui a far uccidere Maria Augusto, per gelosia. E così il giudice ha rilasciato il padre, limitandosi solo a ritirargli il passaporto. Il giudice Garganese, vero? Ci hai azzeccato. Il giudice Garganese. Ecco gli spaghetti per il mio bel... Ma dove è andato? Signor Mario, ha visto per caso dove è andato il commissario Olmi? Io non sarò bello, però me li mangio. Eccomi a lei. Prego, prego. Grazie. Stavo appunto per convocarla quando ho saputo che era qua. Sono venuto per il caso Degas. Infatti, non la tratterrò molto. Devo dirglielo subito, Olmi. Sono molto irritato con lei. Certe figure non sono abituato a farle. Giudice Garganese. Mi lasci finire. Lei ha carpito la mia fiducia facendomi firmare un mandato sulla base di un interrogatorio estorto con la forza, a dispregio di qualsiasi codice. Glielo devo dire, Olmi. I suoi metodi sono piuttosto imbarazzanti. Io non ne conosco altri. Olmi. Un consiglio. Se ci tiene ancora a fare il commissario, riveda i suoi metodi. Non fanno onore né alla polizia né alla giustizia. Se la giustizia è quella che permette ad un criminale come Degas di circolare liberamente, non la si può disonorare di più. Ma lei non ha nessuna prova per affermare che Degas è un criminale. Me l'ha detto il figlio. A me ha dichiarato il contrario. Ha mentito. La parola di Degas contro la sua? Esattamente. Ma lei ha preferito la sua. Chissà perché. Arrivederla, signor giudice. Non vuole andarsene un po' in ferie? E a che cosa servirebbe? A calmare il giudice Garganese. Il tempo è galantuomo. Finché non me lo proibirà, signor questore, io rimarrò qui. Ma non più alla omicidi, Olmi. Lei ha la mano troppo pesante per una sezione così delicata. Andrà al pronto intervento. La prima linea è quello il posto che fa per lei. Le servirà di lezione. Per me va bene.
Io credo nel lavoro che facciamo. Commissario, lei non è più della squadra omicidi. E se il mio capo scopre che lavoro per lei, mi manda all'asinare. Comunque, Degan e il gioielliere Navone si sono incontrati... Commissario, c'è l'agente Burlini al telefono. Scusa un momento. Allora? Sono in un casale al 10° chilometro sull'Aurelia. Va bene, vado subito. Fai passare. Ci siamo. Il casale dovrebbe essere da queste parti. Eccolo. Sì, sì. Dai, picchiagli sopra. C'è uno spiazzo davanti. C'è nessuno. Tu scendi. È meglio controllare. Auto dei carabinieri. È meglio controllare con i tempi che corrono. Maresciallo Moroni, trasferiamo il prigioniero al tribunale di Roma. Lasciali passare. Da poliziotti. Attenzione, attenzione a tutte le volanti, a tutte le volanti. Portarsi sulla Salaria a 16 chilometri dall'aeroporto dell'Urbe. Sulla trasversale è stata trucidata una scorta di carabinieri. I banditi fuggono a bordo di una nostra volante. Attenzione, ripeto, a tutte le volanti. Portarsi sulla Salaria a 16 chilometri dall'aeroporto dell'Urbe. Trattasi di banditi pericolosi. Parare a vista. Qui Poli 20. Sono il commissario Olmi. Sì, commissario, parli pure, l'ascolto. Ci richiama anche noi lì. Siamo sulla Salaria, vicinissimi alla zona. In quanti sono? Non abbiamo notizie precise. La comunicazione parlava di una sola macchina, perciò supponiamo si tratti di 4 o 5 uomini. I carabinieri scortavano un pericoloso bandito. Avanti, svelti! Levatevi le divise! Guarda, laggiù,
Ecco la macchina dei carabinieri. Avevano messo un posto di blocco. E chi li becca più ormai? Abbiamo individuato l'auto dei carabinieri. È a circa 3 chilometri dall'incrocio della Salaria. Ce l'abbiamo fatta. Non ci sono altre strade. Devono essere per forza su questa. Guarda laggiù. Quella è la volante della polizia. Non c'è nessuno. Devono aver cambiato auto. Vai più su, forza. Volante 7, abbiamo raggiunto l'auto dei carabinieri, 3 morti e 1 ferito, ferito grave. Quel pulmino è l'unico mezzo che c'è qui intorno. Picchiagli sopra, sulla sinistra. Potrebbero essere scesi dall'auto e essersi dispersi per la campagna. Tu scendigli sopra, vediamo come reagiscono. Un elicottero della polizia. Porca troia. Spara, spara, spara! Ehi, hai visto che sono loro? Scendigli sopra, ma dalla parte dell'autista. Bene, commissario. Aiutami a sganciare il portello. Subito precisare. È vero che i banditi sono stati fate parlare, per favore, su, altrimenti che stiamo a fare? Ci dica, signor questore. Devo subito precisare che le recenti operazioni di polizia non contengono in sé alcun fatto straordinario. L'aumento della criminalità ha portato la polizia al più alto livello di funzionalità. È stata una normale operazione di polizia. È il lavoro conclusivo al quale hanno partecipato tutti gli uomini preposti alla tutela dell'ordine pubblico, che si sono comportati veramente... Venga, commissario, venga. Tanto è con lei che vogliono parlare. Commissario, abbiamo saputo che è stato lei a sparare da un elicottero e che i banditi hanno risposto al fuoco. Ora, volevamo sapere... Da quando ha lasciato? Un bilancio dei fatti, commissario. Ha chiesto lei il trasferimento?
Una dichiarazione, commissario? Non ho nulla da dichiarare. Era un'azione già coordinata. Con un eccesso di violenza, però. È vero che i carabinieri non hanno avuto tempo di reagire? Come ha fatto a capire che i banditi erano sul pulmino? Si conoscono i nomi dei criminali? Quanti ne avete arrestati, commissario? Erano dei violenti. Secondo lei, cosa dovevo fare? Vuole sostituirsi ai giudici, per caso? No. Voglio solo dargli una mano. Un'ultima domanda, commissario. Il caso De Gan è definitivamente chiuso con la confessione del ragazzo? Sì. Ma non per me. Avvisate il commissario Olmi che quelli del casale abbandonato sono stati individuati sulla Tuscolana al chilometro 72, in una casa colonica. Pronto? Ah. In via Tuscolana. Bene, vengo subito. Volanti 7, 5, 22, 35. Mettersi agli ordini del commissario Olmi. Ripeto, volanti 7, 5, 22, 35. Mettersi agli ordini del commissario Olmi. Uscita immediata. Ripeto, uscita immediata. Polizia! Fermo! Grosso e coglione. Vai. Mettigli le manette. Non stringere. Lei è ferita, chiama l'ambulanza. Non c'è bisogno, è appena un graffio. Dai, cammina. Tieni le zampe a posto, stronzo. Gli è andata male, eh?
Allora? Ecco, commissario, qua ci sono tutte le prove che voleva. Con questi documenti può incriminare quando vuole Degan. Aveva ragione lei, commissario. Si tratta proprio di traffico di diamanti. Lo sapevo. Eh già. Va, non voglio che qualcuno ti veda con me. Arrivederla, commissario. Non mi aveva detto che si trattava di questo. No? È strano, eppure mi era sembrato di... Ma forse sono ancora confuso. Questa notte ha avuto un incidente. E forse lei lo sa. Sì, sì, lo so, lo so. Ma tornando a Degan, devo dirle che non è lei il funzionario di polizia che ho designato per istruire questo processo. Infatti. E allora lei sa benissimo che... Che non devo più interessarmi al caso Amidori Melli. Conosco la procedura. E allora che cosa vuole? Un mandato di cattura per Degan. Per l'attentato? No. Per traffico di diamanti. L'ho fatto pedinare da un mio uomo che ha raccolto gravi indizi su di lui sufficienti per incriminarlo. Sì, sì, vedo, vedo. Un ottimo lavoro. Me ne torni nel pomeriggio, le farò avere il mandato. Ma non posso averlo adesso? No, gli ho dato appena un'occhiata e vorrei leggerlo con calma. Torni alle 17. Cos'è? Teme che possa fuggire. Si tranquillizzi, Olmi. Abbiamo il suo passaporto. Non può muoversi. Speriamo. Pronto aereo Club Artiglio, dica. Vorrei parlare con Pietro, per favore. Dobbiamo essere fuori di qui, prima delle 17. Pronto, Pietro? Il dottor Degan vuole l'aereo pronto per le 17. Va bene, ti faccio controllare. Sì, ti aspetto al telefono. Dammi subito una risposta, eh? Ah, fa un telex a Zurigo dicendo che arriverò questa sera. Va bene, l'aereo sarà pronto per le 17. Grazie, ciao. Buongiorno. Buongiorno. Il giudice Garganese. Il giudice è in commissione, ne avrà ancora per un'oretta. Ma aveva un appuntamento? Sì. Beh, si accomodi pure. Grazie. Prego. Pronto? No, onorevole, mi dispiace. Il giudice Garganese non c'è. No, no, non torna oggi. Sì, ha chiesto un pomeriggio di permesso. Come vuole lei. Va bene, onorevole.
Grazie. Dottore, ma non vengo con lei? E se la polizia mi interroga? Signor Questore! Ah, Olmi. Sono 3 giorni che sto cercando di parlarle, ma lei si è fatto sempre negare. Mi dica, cosa vuole? La fuga di Degan. Qualcuno deve averla avvertito. Ha dei sospetti? Sì. Il giudice Garganese. Come? Senta! Ma Olmi, si rende conto di quello che sta dicendo? Non può essere stato che lui. Ne ha le prove? Le prove si possono cercare. E mettere in subbuglio l'intero apparato della giustizia? Lo faccia, ma l'avverto. La faranno a pezzi, Olmi. La distruggeranno. È una questione di principio. Di casta. Un muro. Ho sbagliato ancora una volta, vero? Comprendo la sua amarezza. Voglio andarmene. Il più lontano possibile. La città non fa più per me. Sentiremo la sua mancanza, commissario Olmi. Tutti, questa è una rapina. Ma vai, monatomare. Ma vuoi chiedere di fare ma questi scherzi? Vale, è arrivato o no questo commissario nuovo? Sì, se arriva, se la pida un momento all'altro. È finita la pacchia, caro mio. Dicono che è un osso duro. Ma ci viene o ce l'hanno mandato? Ci viene, Ostrega. Per me ha tutta l'aria di essere un trasferimento. Quindi quelli di Roma, trasferendo lui, puniscono anche noi. Sì, macaco, sì. Hai capito, sì. Quindi mettiti l'anima in pace. Mi sa che con questo non potrai fare tutti i tuoi comodi come facevi con l'altro. Ci posso sempre provare. Salve. Lei è il brigadiere Ballarin, suppongo. Sì, desidera. Sono il commissario Olmi. Buongiorno. Agli ordini, commissario. Venga con me. Subito, commissario. Ah, a proposito, agente. Se fossi lei, non ci proverei. Seguita a farlo spiritoso, tu. Mm.
Brigadiere? Sì? C'è qualcosa d'urgente da sbrigare? No, signor commissario, qui l'unica cosa da sbrigare ogni giorno, sa cos'è? La noia. E allora sarà una dura lotta. Proprio così, molto dura. Vorrà dire che la combatteremo insieme, eh? Speriamo di vincere. Cappuccino, prego. Buongiorno, signorina. Subito. Ehi, ecco. Ve lo dicevo. È già da qualche tempo che quella viene qui. Già, è vero. E sta sempre sola. Ho un presentimento. Mi sa che quella cerca. Dici? Sì. Sai che faccio? Adesso vado a tastarle il terreno. Prego, signorina. Grazie. Se vuole lo zucchero. Guardate come si fa, eh? Basta che non sia toccata e fuga. Tu sta zitto. Buono. Vattene. Che vuoi? Se no è peggio per te. Permette? Francesco Olmi. C'è una rissa! Commissario. Ah, bravo. È uno svelto lei. È arrivato quasi in tempo. Portateli via. No, no, va bene così. La lezione l'hanno già avuta. Potete andare. Arrivederci, signor commissario. Arrivederci. Andiamo. Ma guarda tu che macello. Così lei è un poliziotto. Delusa? Sorpresa. Credevo che i poliziotti fossero tutti piccoli e neri. Quant'è? 250, signorina. I danni gratis, signor commissario. Ah, se permette pago io. Vuole cavarsela con così poco? Solo in attesa di un'occasione migliore. Per esempio, andare a cena insieme. Magari domani sera. No, no, no. Questa sera. Sì. A Torino non ci potevo più vivere. Pensi, sono arrivati al punto di minacciarmi. Per quel bambino? Sì, perché era un bambino diverso, un disadattato, insomma. Aveva bisogno solo di un po' di affetto. Ma le altre madri hanno fatto un putiferio contro di me che avevo osato accettarlo in classe. La gente parla, parla, dice belle parole, ma solo quando una cosa non le tocca da vicino. Cipresso, che cosa ci fa? La leggenda vuole che un crociato al ritorno dalla Terra Santa abbia portato un seme e l'abbia piantato qui. Vieni a vedere che panorama. Senti, tu credi al destino? No. Neanch'io. Allora perché me l'hai chiesto? È strano. Anch'io ho lasciato Roma per un motivo molto simile al tuo. Per un bambino diverso? No.
tanti grandi diversi. Pensa che stupido, ho cercato anche di combatterli. Ma è il tuo mestiere? No. Il mio mestiere è combattere i criminali. Invece ho combattuto solo quelli che non contano. E alla fine sono fuggito come un vigliacco. Non mi meraviglia. Anch'io sono fuggita. Che altro potevamo fare? Eppure, c'era qualcosa da fare. Restare. Commissario, i giornali, vuol darci un'occhiata? No, grazie, lasciali pure lì. Sì. Basta leggerli una volta al mese, scrivono sempre le stesse monate. Ah, guarda certa gente come se la gode. Quella barca l'ho vista passare anche altre volte. Sai di chi è? Ah, quella lì. È di un certo Gorky. Gorky. Ah, l'editore. Se fa l'editore, questo non lo so. Comunque è uno che ha un sacco di grana. È ricchissimo. E allora, beati gli editori. Beati loro, strega. Noi abbiamo proprio sbagliato mestiere. Commissario, vuole che gli dia una bella pulitina? È da tanto tempo che stai in quel cassetto. No, 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 grazie. Mi piacerebbe un giorno andare a pesca. C'è un bel mare oggi, eh? Ah, bellissimo. Salute, come sta? Buongiorno, signorina. Buongiorno. Buona pesca, eh? Sì, vabbè. Guarda che bel pesce. Allora, cosa gli diamo? Ma, veramente? Anna, vuoi qualcosa? Vediamo. Cosa avete? Questo, questo qui. Questo è anche fresco, non so, questo qui pure. Va bene, Angelo, un po' di frittura. Quindi, porta oltre un buon sacchetto. Grazie. Questo qua è più fresco, questo qui invece è del giorno avanti, non so. Scegliete un po' voi, eh. No, no, me lo scelga lei. Senti, Angelo, ma questo non è pesce dell'Adriatico. Beh, lo so, ma sa, tante volte le correnti, signor commissario, capito? Già. Quanto pago? Ma dico, io vado a scherzare? No, ma perché? Mangiatelo la salute mia. Ciao. L'essenziale è la salute. Simpatico, Angelo, eh? Però fa freddo. Abbastanza. Guarda, ti piace? Certo. È stato sempre il mio sogno averne uno. Mi piace molto. Chi? La barca o l'editore? Che domanda. L'editore, no? Rispondete! Non c'è mai nessuno.
Pronto? Pronto, pronto, polizia! Correte subito allo stadio! C'è sei stranieri in mezzo al campo! Con le motociclette, sta a fare un motocross! Me vale ammazzare! Correte subito! Sì, sì, sta calmo, veniamo subito! Allora, hai finito di cagare che andiamo via? I matti stanno ancora dentro. Commissario, mi hanno sparato addosso. Sono calmo, delinquenti. Aspetta qui, non ti preoccupare. Altro che calmo, quelli sparano, correte! Sparate le gomme. Mi raccomando, le gomme. Stai fermo tu. Bici, 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 bici. Che ridi, stronzo. My motorcycle, tanto in carcere non ti serve. Dove hai preso questa pistola, eh? Avanti, dove l'hai presa? I don't understand. Dove l'hai presa? Non è mia. No. Parla! Sulla spiaggia. Capito? Vicino fiume. Gli altri portali via. Tu vieni con me. Allora? Noi abbiamo trovato qui, qui sotto. Portalo via. Andiamo. Io sappia, commissario, in quel tratto di strada che dice lei, i camion non ci passano mai. Comunque, per quanto riguarda i miei, posso farla parlare con il direttore? No, no. Se fosse possibile, preferirei che fosse lei a fare una piccola indagine. Bene. Se io trovo uno dei miei camion con un catarifrangente rotto, l'avviso immediatamente. Grazie. Appena è rientrato quel tir con il catarifrangente rotto, gli ho telefonato immediatamente. Grazie. Non capisco che diavolo è andato a fare su quella spiaggia. No, ma adesso il direttore mi deve dare una spiegazione, eh? Ah, se non le dispiace, gli vorrei parlare io. Certo, ma le assicuro che è una persona di assoluta fiducia. Non capisco davvero, sono tanti anni che è in vita. Comunque, il tir è l'ultimo a destra. Molto gentile. Sono davvero dei bestioni. Certo, i tir devono esserlo necessariamente.
Fanno continuamente dei viaggi massacranti. E vanno dappertutto, naturalmente. Beh, da un capo all'altro dell'Europa. Ma non fanno la strada che dice lei. Strano, eppure io ne ho viste le impronte. E che cosa le fa pensare che appartenessero senz'altro ai nostri tir? Beh, mica tutti. Soltanto a quelli. Guardi. Capisce adesso? E allora? Non qui, commissario. La prego, non qui. Io non c'entro, lo giuro. Mi hanno minacciato, ho dovuto cedere. Si sono presentati in due e mi hanno costretto ad assumerli come autisti. Si tratta di traffico d'armi, vero? Non lo so, non lo so. Io devo soltanto farli uscire quando vogliono loro. Sarebbe? Beh, e tutte le notti tra il venerdì e il sabato. Si tratta di gente del posto, eh? I due autisti non li conoscevo affatto. Che faccio adesso, commissario? Devi far finta di niente. Se venerdì sera escono, devi avvertirmi immediatamente. Come vuole, commissario. Potrete assistere al programma Sabato Sport. Tieni. Abbiamo qui in studio il professor Giulio Anselmi della grazie. Federazione Calcio e il signor Luigi Quintana. Ti interessa così tanto lo sport? La prima domanda che rivolgerei. Come? No, stavo pensando a un'altra cosa. Qualcosa di cui essere gelosa? Sta tranquilla, si tratta solo di lavoro. Ma qui la sparatoria è al campo sportivo. Ha forse avuto un seguito? Dai, raccontami. C'è uno strano movimento tra la spiaggia e il mare. Ma non ho ancora capito bene come funziona. Stai forse pensando a un traffico? Sì, ha un traffico d'armi. Qui in paese. Dai, al massimo saranno sigarette. Sono armi invece, vengono dall'estero. Come venivano dall'estero quei pesci di scoglio che ci hanno regalato al porto. Ti ricordi? Ma è possibile. Come ogni venerdì sera alle 24 va ora in onda Sogni d'oro. Però, è quasi mezzanotte. Aspetti una telefonata? Sì. E qui fanno proprio sul serio. Se no, come potrebbero le TV private procurarsi i telespettatori? Per me questo programma avrà senz'altro 100 come gradimento. Guarda che roba. Il mio invece, quant'è? Scusa, eh? Pronto? Sono già partiti. Ah, grazie, direttore. Ma che fai, esci? Era questa la telefonata? Vado a dare un'occhiata al porto. Allora ti aspetto. No, no. Farò tardi. E poi quando torno vado direttamente a casa. Dammi almeno un colpo di telefono quando rientri. Promesso? Promesso. Buonasera. Ciao, i tir sono appena partiti. Anche i pescherecci sono usciti al tramonto, come fanno sempre. Ma pensa davvero che i pescherecci abbiano a che fare con questa storia dei tir? Voglio essere sicuro che peschino davvero. Ma i pesci lo portano tutte le mattine, non c'è dubbio che peschino. E allora io voglio vederlo con i miei occhi, eh? Vabbè. Subito. E
Sì? Sì. Sì, ho capito. Sospendiamo Sogni d'oro e mandiamo in onda il film. Signore e signori, siamo spiacenti dovervi informare che il programma Sogni d'oro è momentaneamente sospeso. Mandiamo ora in onda il film Un amore come il nostro. Signore e signori, buon divertimento. Torniamo indietro. Che è successo? L'operazione è sospesa, avverti gli altri. Torniamo indietro, tutto sospeso. Buon lavoro! Buon lavoro a voi! Buonanotte, commissario, buonanotte! Andiamo dove ha visto le impronte dei tiri. No, è pericoloso, potremmo trovare gente armata lì. Ha ragione, Osnica! Giuseppe, avverti che quello scassacazzi del commissario se n'è andato. Ah, che gradino alto, ostia. Aveva ragione il commissario. Non stavano a pescare un bel casso. Erano in attesa della nave Chioccia. Le armi passano dalla nave ai pescherecci. E dai pescherecci ai tir. E poi li portano a destinazione. Ma come fanno a tenersi in contatto tra loro? Certo, non per radio. L'avremmo potuto intercettare. Invece... Mi sa che qualcuno li ha avvertiti per tempo, eh? Già, ma come? Andiamo, va. Allora, telefona a Macerata e mi faccio mandare la squadra. E così venerdì andiamo ai tir. Senti, cos'è quella? Cosa? Quella. Ah, quella, l'antenna della TV locale. Perché? È rivolta verso il mare. Sarà per i pesci? Pronto? Promessa mantenuta. Sei a casa? Sì, sì, sano e salvo. E tu ancora sveglia? Certo. Aspettavo la tua telefonata. No, no. Senti, chi c'è lì con te? E tu trovi normale? Nessuno. Chi vuoi che ci sia? Ma come, sento delle voci? Mi nervosisco. È la televisione. Ah, ancora Sogni d'oro? No, per fortuna dopo un po' che sei andato via tu l'hanno sospeso. Hanno proiettato un film, sta per finire. Scusa, come detto, sospeso. Qualcuno deve aver protestato. Qui non siamo mica a Roma o a Milano. Pronto? Francesco? Sì, sì, pronto. Guarda, ti richiamo dopo, eh.
Trasmettiamo adesso il programma Sogni d'oro, precedentemente sospeso per ragioni tecniche. Signore e signori, buon divertimento. Attilio, prendi tu il timone. Accosta prima quello di sinistra. Su, avanti così. Abbiamo quasi finito, su, portate tutto sotto coperta, non dormite! Molla, molla! Via, su, andiamo! Arrivederci! Arrivederci! A vederti in notte! Forza, addio! A tutta forza! Ci hanno mandato solo 20 uomini. Saranno qui tra mezz'ora. Basteranno. Tu stasera andrai alla televisione. Tutti gli altri li piazzerai giù al porto e alle uscite della città. Uno deve rimanere qui per i collegamenti. Tutto chiaro? Chiaro.
Che volete? Senti, cambia programma. I cartoni animati non ci piacciono. Vero, ragazzi, che volete vedere Sogni d'Oro? Sì. Ma non posso farlo senza l'autorizzazione del direttore. Sogni d'Oro va in onda il venerdì sera, è a mezzanotte. Noi la mandiamo in onda giovedì alle 11 di sera. Sai che sorpresa! Avanti. Oh, ma ti pare che tutte le sere devo stare a vedere la televisione? E mo mi sono rotto i coglioni. Ti paga per questo, ti paga. Mannaggia. Siamo spiacenti dovervi informare che il programma di cartoni animati è stato momentaneamente sospeso. Trasmettiamo per voi Sogni d'Oro. Che te dicevo io, hai visto? Tutti i giorni sono buoni. Va, fai i segnali, va. Ritiriamo le reti, presto. Stanno a passo Sogni d'Oro in televisione. Ma mica è venerdì oggi, sa? E che vuol dire? Gli ordini sono ordini, no? Ritirate un po' le reti. Non era mai successo di giovedì. Che stai a chiacchierare? La mamma ha deciso così e noi andiamo. Sarà un carico speciale. Passate 5 ore e non si vede nessuno. Salve. Sistemate le armi? Sì, signore, le armi sono ben nascoste. E per stanotte la spedizione? No. Dobbiamo aspettare il carico di domani sera. Bene. Faremo un'unica spedizione, c'è meno rischio. Certo. E a che ora arriverà? Beh, alla solita ora. Comunque, bisogna studiare molto bene tutto. Il carico di domani notte sarà molto grosso. Quindi dovremo studiare i tempi. Andiamo. Ma con questo mare come faranno a venire a riva le barche, non lo so. Si è fatto pure giorno. Ma sai che ti dico, io me ne vado. Ma sì, sì, andiamo al capannone. Lì avvertiamo che i pescherecci non sono arrivati. Se la vedranno loro. Le armi le abbiamo nascoste in fusti d'olio e partiranno fra 3 giorni. Ma il carico di domani? Beh, dovrà essere a posto. Quindi entro oggi dovrò disporre di altri 50 fusti vuoti per poterlo sistemare. Esatto. Bene. Che c'è? Va a vedere. Voi avete fatto il pieno alla barca? Stanotte dovremmo fare almeno 4 viaggi dalla nave Chioccia ai pescherecci. Sì, ho fatto il pieno da Raul per non dare nell'occhio alla finanza. Bravo. Sono i tir. I nostri. Cosa diavolo ci vengono a fare qui? Non lo so, vado a vedere. Che ci fate qui voi due? Abbiamo ricevuto il segnale. Ma quale segnale? Il solito, Sogni d'Oro. Non c'è stato nessun ordine e nessun segnale. E mo glielo faccio dire da Giulio. Giulio! Giulio! Dov'è? Non c'è. Il camion non può essere arrivato qui da solo. Hanno mandato Sogni d'Oro a nostra insaputa e Giulio è scomparso. Se quelli della televisione non ci hanno avvisato dell'errore, è segno che gli è stato impedito di farlo. Siamo stati scoperti. Come scoperti? Ci hanno teso una trappola, non capisci? Potrebbe anche darsi che il tecnico si è assentato e qualcuno ha mandato in onda Sogni d'Oro a nostra insaputa. Chi ha fatto scattare il segnale? È lo stesso che ha portato qui il camion di Giulio. Non resta che raggiungere la barca e filarsela il più presto possibile. Forza alle macchine! Tu, Sandro, vieni con me! Andiamo, presto!
Eccoli, signor commissario. Mi raccomando, ballerini, che nessuno spari. Città può essere pericolosa. Intanto sono in trappola. Maledizione. Ci hanno fottuti. O forse no. Fanno retromarcia. Sì, se ne stanno andando. Gira a destra. Pattuglia 1. Qui niente, commissario. Pattuglia 2. La strada è bloccata, ma non si è visto nessuno. Mi raccomando, non voglio sparatori. Appena li avvistate, avvisatemi. Pattuglia 3. Niente, commissario, qui tutto tranquillo. Ballarin, dica, signor commissario, ma non mi avevi detto che avevano girato a destra, verso l'Adriatica? Sì, signor commissario. Pattuglia 4. Ancora niente, commissario. Ma dove saranno andati a finire? Su, smettila adesso di fare la pettegola. Sta buona, avanti. Tu è inutile che brontoli. Hai studiato la matematica piuttosto? Eh? Avanti, su. Signor commissario, signor commissario, hanno sequestrato 7 bambini e la maestra alle scuole elementari. Quando? Pochi minuti fa. Terzo piano, vogliono un'auto per raggiungere l'aeroporto e un aereo che li porti all'estero. Sta per arrivare il questore di Macerata.
Comandi. Senti, Ballarin, non possiamo aspettare il questore. Lassù ci sono 7 bambini. Tienili sempre d'occhio. Va bene. Beh, non c'è niente di nuovo qui. No, non è successo niente. Il commissario si è visto? È andato via. State buoni, bambini. Vedrete, non ci accadrà niente. L'importante è stare calmi. Tra poco ci manderanno a casa. Avete sentito? Vogliono solo una macchina. Ma io ho paura, signorina. Anch'io. Che succede? Idiota! Su, buoni, non è successo niente, calmati. Non ci provare mai più, Gorky. Tanto qui a questo punto non comanda più nessuno. Hai capito? Davvero? E tu credi che senza chi comanda tu sapresti uscire da questa trappola? Per non fare più l'idiota, chiaro? Adesso tira su. Bene.